Cavaliere, buongiorno e tanti auguri. Oh, ma voi non vi dimenticate di San Antonio. Abbiamo saputo che in pratica il cavaliere è sparito. Non è sparito. Io ho detto, per quello che è successo quest'anno, che ci hanno portato in Serie B, ho il diritto di riposarmi. Daniele, sono stato male. Quindi vi state riprendendo allora? Io andando in Sardegna, all'Hotel Flamingo, Santa Margherita di Pula, e li voglio salutare, tutti i miei amici sono in quell'albergo, per me è un riposo, che qua si muore di infarto, si muore di infarto. Allora, cavaliere... Il presidente della Salernitana si sta comportando male. Si sta comportando male, ma qua siamo a pochi giorni del ritiro. Ma dove sta questo allenatore? Ma dove stanno i giocatori? Dove sta questa persona? Compra o non compra, una volta gli americani, una volta i giapponesi, una volta i russi. Ma a chi vuol prendere per i fondelli? Noi siamo stanchi. Sta studiando, però. Direttore, vi prego, qua è una processione di tifosi che passa sulla via Settimo Mobilio che vuole sapere novità. Ma io cosa devo dire? Non sta rispondendo nulla e non posso parlare, perché se loro non si pronunciano siamo sempre qui ad aspettare a pochi giorni del ritiro. Ma che stiamo scherzando? Ma qua veramente li dobbiamo portare alla casa del compianto a San Leonardo, perché questi stanno giocando sulla pelle dei salernitani. Se lui non può far calcio a Salerno, per favore, lo dica, lo salutiamo, buon viaggio, perché non possiamo stare in questa situazione, vecchio direttore. La gente vuole notizie, la gente vuole sapere il programma. La gente è in attesa. Perché questo silenzio? Allora non ha nessun interesse. La vende la Salernitana, che ci sono gli acquirenti per comprarla. Abbassano il prezzo e vedete che la Salernitana si vende. 8 giorni fa, prima che io partivo con la Sardegna, da lì io mi informavo a Salerno, ma che tutti i giorni, mi mettevo su Sky per aspettare qualche notizia. Tutto si parla fuori che dalla Salernità. Pippo Inzaghi, l'ex allenatore nostro, ha firmato col Pisa. Tutte le squadre si stanno muovendo, sia in B che in A. Salerno tace, Salerno muore. Ecco. Cosa vogliamo dire al presidente, cavaliere? Ma il presidente del Bolino deve capire, lo sto dicendo già da mese, non da un giorno, da un mese, di fare una conferenza stampa, di parlare chiaro ai tifosi, che non possiamo vivere in questa situazione. Infatti oggi è il 13 giugno, giorno di Sant'Antonio. Diamo gli auguri a tutti gli Antoni come me, a tutte le Antoniette, a tutte le Antonelle. È un santo importante. Sant'Antonio era un portoghese. Abbiamo i resti a Padova, ma lui non era italiano. È un santo che veramente ha fatto grazie. Se andate a Padova o a Lisbona, vedete la realtà. Io lo andavo sempre a trovare, purtroppo per motivi di salute non posso andare più in Portogallo, perché il viaggio ci vogliono 5 ore. E la paura c'è di rimanere sotto le botte, e allora lo prendo solo direttamente da casa mia. Okay. Io voglio solo dire, prima di chiudere, Iervolino, dai una risposta a Salerno, parla chiaro alla città. Vuoi rimanere? D'accordo. Io ricordo all'epoca, quando ero un ragazzo, i presidenti delle squadre non si potevano presentare nemmeno davanti a Donato Vessuti, i vecchi tifosi che non ci sono più. Qua nessuno lo sta minacciando.
ma deve parlare chiaro alla città, deve far sapere la sua intenzione. Vuole fare un campionato di assestamento, d'accordo. Vuole fare un campionato di vincente, d'accordo. Si parlava del direttore sportivo della Roma, ma dove sta il direttore? Dove stanno, Daniele? Dove stanno? Iervolino, svegliati! La città vuole una risposta al più presto possibile. Non è che fra 8 giorni vieni qua e mi canta la stessa canzone. Daniele, ti saluto, buona giornata, ci vediamo alla prossima puntata.